Un evento che nel 2011 fu il tema del primo congresso nazionale dell'AIS qui a Lecce, che portammo in Puglia, e il tema che scegliemmo fu i vini rosati, quindi lì nacque Charmin Rosa. E devo dire, va dato atto all'AIS, alla delegazione di Lecce, che ha creduto nel comparto vitivinicolo dei rosati, fu proposto come un evento importante, lo è rimasto, è cresciuto, ma quello, parlando del passato, perché oggi abbiamo fatto un viaggio nel tempo con queste annate, siamo arrivati oltre quegli 11 anni di quando è partito Charmin Rosa. È la dimostrazione che i rosati in Puglia, prodotti da produttori attenti che lo hanno sempre fatto, non si può dire che era un prodotto di serie B, è sempre stato un prodotto di serie A il rosato in Puglia. Da tempo AIS Lecce in qualche modo comunica il valore dei nostri vitigni, in particolare Negramaro, e soprattutto relativamente alla longevità di questo vitigno. Anche nell'espressione rosato abbiamo riscontrato delle grandissime potenzialità di longevità, per cui volevamo in qualche modo condividere l'esperienza che facciamo tendenzialmente durante le attività formative o didattiche con un parterre anche più ampio, per cui abbiamo deciso di aprire l'11ª edizione di Charmin Rosa con una masterclass sui vini rosati cosiddetti vintage, cioè con qualche anno sulle spalle, in realtà neanche pochi, perché siamo arrivati a degustare anche una 2011 che era ancora in splendida forma. E questo ci ha consentito di poter comunicare cosa? Che il vino rosato salentino non teme il tempo ed anzi ne viene in qualche modo ingentilito ed arricchito. Un'esperienza bellissima di complessità, di armonia e di vini soprattutto vivi e vitali anche dopo tanti anni.